Allora, benvenuti a tutti. Cominciamo i lavori di questa giornata in cui ci parleranno il dottor Alessandro Tomasi dell'Università di Trento, che partecipa al laboratorio di matematica industriale e crittografia dell'Università di Trento, e il dottor Matteo Pozzi, che è amministratore di Optit SRL, uno spin-off dell'Università di Bologna che si occupa di proporre soluzioni di ottimizzazione per le aziende. E vogliamo ringraziare in questa giornata, in primis ovviamente, i relatori che ci hanno fatto l'onore di essere qui e di raccontarci la loro esperienza, e Arti che ci ha consentito tramite l'iniziativa di Laboratori dal Basso di ottenere i fondi per richiedere questi interventi, e ovviamente il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento che ha fornito le aule e ha messo a disposizione gli spazi. Cedo un attimo la parola a Domenico Centrone di Laboratori dal Basso. Grazie, buongiorno a tutti. Sono davvero molto felice di essere qui oggi e di vedere, diciamo, tutti questi ragazzi vogliosi e desiderosi di ascoltare le due testimonianze dei due illustri relatori di oggi. Anch'io mi associo alle parole di Sara, quindi ringrazio in primis sicuramente i ragazzi, perché l'iniziativa è rivolta principalmente ai ragazzi. Quindi un grazie davvero e complimenti per l'iniziativa che avete organizzato. Poi naturalmente un ringraziamento al rettore, al Dipartimento di Matematica, al direttore, comunque a tutti voi per essere qui. Vi voglio spiegare brevemente, per chi non la conoscesse, l'iniziativa di Laboratori dal Basso. In particolare oggi siamo qui con l'azione Testimonianze. L'azione Testimonianze è un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'imprenditoria e dell'innovazione. Quindi giovani ragazzi, studenti oppure anche associazioni, microimprese, comunque giovani, hanno la possibilità di invitare sul territorio pugliese relatori eccellenti, illustri, che abbiano fatto qualcosa di rilevante nell'ambito dell'imprenditoria o dell'innovazione, in qualunque settore. Quindi è un approccio totalmente dal basso. Il nome dell'iniziativa, Laboratori dal Basso, racchiude per l'appunto l'essenza dell'iniziativa. Cioè voi ragazzi avete la possibilità, sulla base dei vostri interessi, al fine di accrescere le vostre competenze, le vostre capacità, magari un domani di fare impresa, di individuare relatori, imprenditori di successo da qualunque parte del mondo, in qualunque settore essi operino, e di invitarli qui in Puglia, affinché loro portino la loro esperienza e vi raccontino come hanno fatto loro a fare innovazione, come hanno fatto loro a fare impresa. Quindi oggi siamo qui ad ascoltare due relatori che hanno a che fare con il mondo della matematica e col binomio in particolare matematica e impresa. Avete la possibilità di organizzare altre testimonianze in altri settori con altri relatori illustri. Avete tempo fino al 30 di giugno per presentare le candidature, mentre per l'esecuzione delle testimonianze fino al 30 di novembre di quest'anno. Quindi ancora avete un mese, quindi avete tutto il tempo per farlo. Naturalmente poi ci sono altre due iniziative di cui vi parlo brevemente. Mentre testimonianze possono organizzarle e proporle anche gruppi informali, quelli per l'appunto un gruppo di studenti dell'università, c'è un'iniziativa che si chiama Laboratori, che è rivolta principalmente a microimprese e associazioni, sempre giovani, costituite da non più di 5 anni, e l'obiettivo è di accrescere le capacità di fare imprese di queste giovani realtà pugliesi con un vero e proprio percorso di apprendimento strutturato dal basso. Quindi la microimpresa, l'associazione identifica i relatori, identifica le modalità formative, identifica i temi da approfondire e l'ARTI praticamente provvede a portare qui sul territorio i docenti del laboratorio. La terza iniziativa è mentoring, un programma di affiancamento di un esperto senior, quindi qualcuno che ha già un'esperienza rilevante in un qualunque settore, a giovani realtà, a giovani imprese, sempre pugliesi. Quindi è un beneficiare di uno scambio di conoscenza tra chi ha già esperienza e chi invece è in uno stato primordiale, quindi un programma di affiancamento sempre finalizzato al far meglio impresa. Per
Per ogni informazione i nostri contatti sono laboratoridalbasso.it, il nostro sito internet, ci trovate anche sul sito dell'Arti, sul sito di Laboratori dal Basso, su Facebook, su tutti i canali social. Io mi fermo qui per poco, quindi se avete bisogno di informazioni, volete informazioni, potete tranquillamente scriverci o contattarci anche per email o telefono. Io vi ringrazio e vi auguro un buon convegno, grazie ancora ai docenti e ai relatori per essere venuti, è stato davvero un onore per noi. E niente, grazie a tutti e grazie soprattutto a voi per aver proposto le testimonianze. Va bene. Allora, buongiorno a tutti, io non indugio oltre, voglio ringraziare ufficialmente il rettore dell'Università del Salento dandogli la parola perché inizi i lavori questa giornata. È un ringraziamento veramente sentito considerando i mille impegni che sappiamo avere, specialmente in questo periodo. Quindi veramente grazie, magnifico. Grazie a voi, vi rubo pochissimo tempo, poi facciamo parlare direttamente i relatori, che è la cosa migliore per cui siete qua. Mi piace parlarvi per dirvi che la matematica è un fatto indispensabile, è fondamentalmente la scienza fondamentale insieme alla filosofia per l'umanità. Io stesso sono un matematico applicato, sono un ingegnere, quindi sono un matematico applicato e uso moltissimo la matematica per tutte le mie applicazioni. In ambito aeronautico in particolare, voi ricorderete, se ve l'hanno detto, che il professor Moretti di Scuola Torinese è stato il primo a risolvere l'equazione di Navier-Stokes nella condizione peggiore in assoluto, quindi fluido turbolento, viscoso, comprimibile, per risolvere il famoso problema del rientro in atmosfera delle navicelle spaziali. È stato il primo ad avere a trovare la soluzione, andato ovviamente negli Stati Uniti a realizzare il tutto, finanziato dalla NASA, e ha consentito alla prima navicella spaziale di rientrare in atmosfera in maniera adeguata. È chiaro che le applicazioni della matematica vanno in tutte le direzioni, e anche le più banali possono essere applicazioni che possono cambiare la vita anche di un'azienda, migliorare la loro competitività. 10 anni fa, visto che io lavoro molto in fluidodinamica, ci fu un'azienda che ci chiese di capire perché le lasagne invece di venire dritte venivano storte, e poiché il dato era negativo, nel senso che la lasagna storta non si poteva mettere in un package e quindi bisognava scartarle, l'azienda con la sua produzione aveva il 30% di scarti, 30% di scarti e morte sicura dell'azienda. Noi applicammo semplicemente la fluidodinamica, peraltro addirittura con programmi commerciali, studiammo per bene questo essiccatoio da cui provenivano le lasagne e portammo a meno dell'1% lo scarto, semplicemente giocando con piccoli deviatori, flussi che non andavano a investire direttamente la lasagna, ma soltanto andando a fare un'ottimizzazione matematica attraverso la fluidodinamica applicata. Banale come applicazione, l'azienda è stata felice, ha risolto i suoi problemi, poi ci ha creato un contenzioso e non ha pagato, però questo è un fatto collaterale che capita nel mondo industriale, però vi dà la dimensione di come i problemi di tipo matematico applicati possono aiutare a tantissimi, e quindi le aziende, a risolvere tante difficoltà e competere adeguatamente sul mercato. E il mondo ha bisogno sempre di più di matematici che siano in grado di affrontarli questi temi e di affrontarli con gli strumenti giusti e dando soluzioni che possono essere il più possibile realizzate rapidamente. Quindi questa è un'occasione per vedere, guardare nel loro mondo quello che stanno facendo, ma prenderne spunto perché ognuno di voi provi a sua volta a realizzare qualcosa di concreto nella propria vita. Auguri a tutti e grazie a voi per essere venuti. Grazie ancora al rettore per l'onore che ci ha dimostrato. Cedo la parola al professor Francesco Catino, che è il presidente del corso di laurea in matematica, e ringraziando anche lui della disponibilità a questo intervento. Io sono lieto di intervenire in questa iniziativa, diciamo, organizzata, molto interessante, organizzata da Jacopo Longo, da Sara Manni, dalla professoressa Mangino, non lo vedo, sì, sta lì. Va bene, ma ho visto che... diciamo, sono convinto che, diciamo, gli interventi dei relatori ci permetteranno di capire e di approfondire magari questa collaborazione che può avvenire tra università e azienda, diciamo, quando ci sono di mezzo forti competenze matematiche in gioco.
Penso che forse diciamo avere informazioni su aziende in cui ci sia una forte presenza, un forte utilizzo della matematica sia molto importante, però penso che sia molto più interessante capire come realizzare delle attività aziendali che diciamo che coinvolgono diciamo le nostre informazioni e le nostre competenze matematiche che diciamo del nostro corso di laurea. Questo mi sembra molto importante, e con il coraggio di essere protagonisti, come mi è piaciuto diciamo sul vostro diciamo intervento. Lascio rapidamente questo, vi ringrazio, diciamo ringrazio soprattutto gli studenti Jacopo Longo e Saramanni, proprio che sono stati un po' protagonisti di questa iniziativa, e vi saluto. Grazie. Grazie. In ultimo, ma non di meno importante, pregherei il professor Pascali, che è il preside della facoltà di scienze, una facoltà la più grande dell'Università del Salento, di onorarci di un piccolo intervento, ringraziandolo della presenza. Sì, io non parlo da preside, parlo da professore di matematica. Credo di essere più attaccato al fatto di essere docente a matematica che essere preside della facoltà. Io sono contento della vostra iniziativa, perché finalmente vedo il cambio di passo che auspicavo da tanto tempo per gli studenti di matematica, che sono sempre preparati, sono bravi, quando escono fuori si fanno valere dappertutto in Italia e all'estero, però poi non hanno il coraggio di affrontare diciamo il mare aperto fuori dall'ambiente matematico. Perché i nostri studenti sono attrezzati anche per questo, quindi la vostra attività apre uno spiraglio per tutti, guardate fuori. Le poche esperienze di cui io sono a conoscenza, che risalgono quando ero presidente del Consiglio di Corso di Laurea, sono state tutte quante positive, quindi io non riesco ancora a spiegarmi perché i matematici, non i nostri matematici, i nostri ragazzi, perché ricordo i primi anni, quando la Banca del Salento cominciò ad informatizzarsi, ricevette una telefonata di Maurizio Cunico che diceva: mi mandi 10 persone che devo fare una selezione? Dico: ma c'è ingegneria informatica, una vera attività. Dice: no, voglio matematici. Perché? Poi mi spiegò perché. Dice: perché hanno un modo di affrontare i problemi che non trovo da nessuna parte. Io ho tanti dipendenti, ma le persone alle quali affido tranquillamente sono i matematici. Allora, vi ringrazio ancora per questa opera di la vedo come un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei vostri colleghi verso questa attività matematica fuori dall'ambiente strettamente matematico. Tutti quanti, noi siamo grandicelli, dovreste prendere il coraggio, no? Di dire: vado a confrontarmi con l'esterno, sicuramente lo studio, l'impegno gravoso della matematica mi sarà utile, ma non sarà utile soltanto a voi, è utile pure alla società, e questo è importante. Grazie a tutti. Un grazie anche al preside di facoltà, e adesso cominciamo finalmente con gli interventi. Arriva il professor Tomasi a parlarci dell'esperienza di Trento e di CryptoLab TN. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessandro Tomasi, vengo dal laboratorio di crittografia e matematica industriale dell'Università di Trento. Anche se ci sono molte persone da ringraziare, mi sembra che i ringraziamenti siano stati estensivi e sufficienti finora, quindi vorrei passare direttamente alla presentazione. Comunque, grazie in particolare a Sara Jacopo per aver avuto l'iniziativa di invitarci qui oggi. Allora, qual è il piano per la presentazione di oggi? Io vorrei parlarvi prima di tutto dell'esperienza al laboratorio di Trento. Cosa vuol dire? Vedere un po' quelli che secondo noi sono i canali portanti di comunicazione fra l'industria e l'università, in modo da portare l'innovazione
pratica nel mondo del lavoro, di vedere un po' quali sono gli ostacoli che abbiamo incontrato e come affrontarli, quando possibile offrire anche qualche spunto di soluzione. E poi, giusto per essere un po' più concreti, vorrei anche farvi vedere il risultato di un progetto che abbiamo concluso l'anno scorso con un'azienda, giusto per farvi un'idea di come ci comportiamo e che cosa riusciamo a realizzare. Ecco, appunto, prima una piccola introduzione al laboratorio di crittografia. Più che per fare nomi, per farci belli, vorrei farvi vedere un po' la dimensione del laboratorio, così vi fate un'idea di quante persone siamo e cosa riusciamo a fare con questo personale. Prima di tutto il direttore Massimiliano Sala, è un solo, un professore associato. Abbiamo tre research fellows, tre postdoc, sono assegnisti di ricerca, la piccola armata brancaleone del professore. Abbiamo sei studenti di dottorato, di PhD, abbiamo nove studenti di master, cioè di laurea specialistica, che ci aiutano con i nostri progetti, che diciamo fanno stage, lavorano con le aziende, eccetera. Abbiamo poi in fondo le persone che, last but not least, senza le quali non riusciremo mai a combinare niente, cioè due nostri assistenti del software, Lorenzo e Alessio, e le nostre assistenti amministrative, Francesca ed Elisa. Che cosa fa il laboratorio? Le attività principali del laboratorio sono organizzare corsi per aziende, per anche esperti nel settore della crittografia e della sicurezza, sviluppare progetti specifici con i fondi che ci danno direttamente le compagnie e fare ricerca nel tempo libero in campi che sono strettamente vicini alle applicazioni. Per esempio, vediamo, abbiamo un corso che sta per cominciare in randomicità nella crittografia, cioè generazione di numeri casuali. Abbiamo organizzato un evento sulla sicurezza dell'e-payment, stiamo per organizzarne uno sulla crittografia del Bitcoin. E beh, se ne volete vedere altri, li trovate sul sito del nostro laboratorio, qui c'è il link. Il laboratorio, in particolare per la crittografia, si occupa di due tipi di crittografia: uno commerciale, per l'e-commerce, per l'online banking, la protezione della privacy degli utenti, in cui analizziamo gli usi di protocolli standard, e diciamo che facciamo ricerche nella letteratura per vedere quanto sono sicuri i protocolli dal punto di vista dei migliori attacchi conosciuti, cioè sono dei protocolli crittografici. Si dà per scontato che siano sicuri fino a prova contraria, e si cerca l'attacco migliore conosciuto, e questo per le aziende basta. Invece per persone che hanno più a che vedere col mondo della sicurezza, loro hanno bisogno di dimostrazioni di sicurezza dei protocolli crittografici, e questo si può fare solo da un punto di vista formale e matematico, e per questo chiamano noi. Dopo questa brevissima introduzione, vediamo subito quali sono i legami che secondo me esistono e si possono instaurare continuativamente fra il mondo universitario e quello delle aziende, cioè che cos'è la cosa più importante. Non è fare un progettino una tantum, l'importante è instaurare una collaborazione continua e proficua, in modo da poter formare le persone che escono dall'università, in modo da poter veramente dare una marcia in più anche alle aziende che sono in contatto con noi. Il primo mezzo di collegamento che noi usiamo regolarmente è quello che noi chiamiamo lo stage. Lo stage è un periodo continuativo che i nostri studenti passano presso un'industria, diciamo può andare da circa un mese a due o tre mesi, e l'industria cerca di mettere all'opera gli studenti che noi mandiamo a loro nel modo che credono più adeguato. Questo richiede, a dire il vero, poco sforzo da entrambe le parti, a meno che, per esempio, i nostri studenti non abbiano un po' più di ambizione, cosa che incoraggiamo naturalmente, e vogliono andare più lontano. Per esempio, abbiamo studenti che vogliono andare per motivi di interesse o di famiglia, per esempio in Inghilterra o in Scandinavia, eccetera. Allora ci attiviamo un attimo per cercare i contatti con le industrie, o tramite precedenti relazioni di lavoro, oppure perché i nostri studenti in passato sono andati a lavorare all'estero. Quindi
basta, a dire il vero, una postazione all'industria, e che cosa permette loro di fare? Di integrare gli studenti nella routine giornaliera, così si fanno un po' un'infarinatura di che cosa vuol dire lavorare presso una certa compagnia. Però sfortunatamente questa esperienza è un po' disgiunta dagli studi, cioè una persona che fa magari una laurea triennale passa 2 settimane a lavorare in un'industria, per quelle 2 mesi a lavorare in un'azienda, per quei 2 mesi un po' si scorda delle lezioni, gli esami non esistono più, va tutti i giorni al lavoro e non integra bene il mondo della ricerca con quello del lavoro. Allora noi abbiamo un altro schema che è molto più interessante secondo noi per entrambi i partecipanti, che noi chiamiamo internship. In questo schema gli studenti passano parte del loro tempo presso l'industria e parte del loro tempo nella sede accademica. Questo cosa vuol dire? Che hanno una scrivania, magari una postazione, un computer, tutto per loro, sia nel business che da noi in dipartimento. E la internship dura un po' più a lungo di uno stage, perché ovviamente devono distribuire il tempo nelle 2 sedi. Ma questo è particolarmente utile sia all'azienda che agli studenti, perché gli studenti possono andare a parlare con i professori. Ecco, noi non è che li lasciamo da soli, se hanno qualche dubbio vengono a parlare con noi, anzi devono fare rapporto sia a noi che ai datori di lavoro, e questo permette in un certo senso all'azienda di veramente usufruire della conoscenza scientifica senza mettere troppa pressione sugli studenti. Mettiamoci nei panni di un datore di lavoro, ok, sanno che uno studente di stage arriverà per 2 mesi, non hanno tanta voglia di allenarli e insegnargli tutto il mestiere sapendo che poi non li rivedranno mai più, quindi magari ogni tanto gli fanno fare delle cose poco interessanti. Invece se questi studenti hanno l'opportunità di tornare alla base, per così dire, 2 o 3 giorni alla settimana, di lavorare tranquillamente senza avere mansioni giornaliere, di fare le fotocopie, di portare il caffè, e possono veramente fare della ricerca interessante, allora questo dà molti più benefici a tutti quanti, agli studenti e all'azienda. Voglio farvi un esempio concreto. Per esempio, noi abbiamo collaborato con una società che si chiama SGS, fa parte del gruppo Banco Popolare di Verona. Loro avevano bisogno di fare tanti lavori di respiro un po' lungo per l'azienda, diciamo di alcuni mesi, di analisi di alcuni elementi di sicurezza dei sistemi che utilizzavano. Per esempio, ci sono i protocolli di comunicazione tra, per esempio, il browser nel vostro computer, oppure tra il browser nel vostro telefonino e i siti, per esempio i siti web sui quali si fanno pagamenti tramite il protocollo HTTPS. Allora, il browser e il server dell'azienda che cos'hanno? Hanno una lista di protocolli di sicurezza con i quali comunicare. I protocolli di sicurezza sono stati inventati nel corso degli anni, quindi migliorano e diventano sempre migliori, però i vecchi browser non ce li hanno tutti. Se voi usate Internet Explorer 6 andreste frustrati. Se voi usate Internet Explorer 6 siete dei criminali, perché state mettendo a rischio tutta la rete, però ci sono persone che magari hanno un computer vecchio a casa in montagna, che usano solo una volta all'anno, d'estate, quando vanno in vacanza, e quello gira ancora con Windows 95 e Internet Explorer 6. Vabbè. Allora, la banca cosa dice? Noi non possiamo buttare via questi clienti, non possiamo impedirgli di accedere al loro conto online solo perché se ne sono andati in vacanza, perché altrimenti questi si arrabbiano, vanno da un'altra banca. Quindi dobbiamo nel nostro server permettere anche l'accesso a utenti che usano del software vecchissimo e dei protocolli molto molto vecchi. Allora, cosa vuol dire? C'è una lista di protocolli che possono usare, la banca magari lo sa, magari non lo sa, qual è il protocollo migliore, magari non ha una scaletta di quale protocollo offre più sicurezza, quindi periodicamente deve rivalutare quali sono gli attacchi ai vari protocolli, quanto ci vuole per romperli, e questo a cosa serve a loro? Serve a contare quanti soldi vanno a perdere se permettono l'utilizzo di un certo protocollo a un certo numero di persone. Ecco, questa è una delle cose che hanno, alle quali hanno lavorato i nostri studenti alla banca SGS, tra le altre cose.
quindi insomma anche lavori abbastanza importanti che hanno una ripercussione su tutti i cittadini, insomma tutte le persone che usano una banca fornita che si fornisce dei servizi della SGS. L'unica controindicazione che io qui vorrei sottolineare, e poi la rivedremo anche spesso in altre occasioni, è il management delle aspettative, cioè che cosa si può aspettare l'azienda dagli studenti e che cosa si possono aspettare gli studenti dall'azienda. Questo non è scontato e ci vuole in tutte le collaborazioni dell'industria, cioè bisogna anche dire praticare amicizia lunga, noi vi mandiamo 3 studenti, possono passare un certo periodo di tempo a lavorare e non più di questo, e il loro lavoro dipende dalle informazioni che ci servite, che ci date voi. Quindi se avete se voi vi fornite per sistemi di sicurezza da altre compagnie che non vi danno le informazioni delle quali noi abbiamo bisogno per fare le nostre valutazioni, c'è poco da fare. Un altro modo in cui si instaura la collaborazione con l'industria sono i dottorati. Allora, i dottorati non vengono finanziati solo da, che so, organismi di ricerca nazionali. I dottorati possono essere finanziati anche dalle aziende, con la possibilità poi ovviamente di riassumere il dottorato una volta finiti gli studi, a patto che passi un certo periodo di tempo anche abbastanza significativo presso l'azienda a lavorare, possono essere anche 12 mesi. Questo a chi serve? Serve, a dire vero, a poche aziende, ma ci sono quelle con requisiti sufficientemente complessi, in parte forse per via di grandezza o per avanzamento della tecnologia, come per esempio nella finanza, nell'energia o nel software. Questo permette all'azienda di avere accesso veramente alla frontiera della ricerca, perché il dottorato è il soldato di frontiera nella ricerca scientifica, veramente. Una volta che il dottorato è finito, cominciate a fare il postdoc, o voi studenti, o cominciate a fare, magari se avete un po' di fortuna, il ricercatore, il tempo se ne va in tantissime altre cose, c'è da insegnare, c'è da preparare le lezioni, c'è da fare gli esami, c'è da dare la caccia ai fondi, che non è indifferente. Quindi veramente le persone che fanno la ricerca, che hanno tempo di studiare e di fare la ricerca, sono i dottorati. Quindi per l'azienda questa è un'opportunità grandissima, e ovviamente per lo studente è anche un modo fantastico di fare un'esperienza di lavoro per un periodo molto lungo. Qui cominciamo a vedere un altro problema invece. Quando si fa della ricerca per un'azienda, delle cose veramente nuove, bisogna contrattare con l'azienda di che cosa si può parlare e di cosa non si può parlare, perché le aziende sono abituate a comprare le cose, hanno un budget e dicono: ok, vogliamo fare qualcosa di nuovo, allora lo compro, do il lavoro da fare a qualcuno, o lo faccio fare a uno dei miei dipendenti, o lo faccio fare a un'altra azienda, e trattano l'università come un'azienda e dicono: ok, compriamo questa soluzione, poi ce la teniamo noi, non è che l'andate a raccontare a qualcun altro. Invece l'università ha l'esigenza opposta, dice: ok, noi facciamo della ricerca, qualcosa scopriamo, qualcosa non la scopriamo, però la dobbiamo pubblicare. Allora qui c'è un negoziato molto molto attento da fare sulla proprietà intellettuale di quello che viene creato e sul diritto di pubblicazione, quindi qualcosa alla quale stare molto attenti, è particolarmente importante per un dottorando che ovviamente deve pubblicare. Bene, infine abbiamo i contratti di ricerca. Questi sono contratti a progetto in cui l'università può fare un po' di ricerca, l'azienda appunto diciamo compra non solo la ricerca che viene effettuata, ma anche magari una soluzione, per esempio un prototipo software, e questo si può realizzare se la compagnia ha dei requisiti specifici, e poi è proprio di questo che vi farò un esempio nella seconda parte. In particolare qui uno degli aspetti più favorevoli è il gioco di squadra. Questa è una cosa importantissima come abilità trasferibile, cioè una cosa che si impara poco all'università, particolarmente magari in facoltà scientifiche dove c'è moltissimo studio individuale, è il gioco di squadra, cioè come costruire qualcosa in gruppo. Per fare un progetto software
anche con la più buona volontà, anche con la più grande abilità, volendoci provare, se il progetto è sufficientemente complesso, non lo può fare una persona sola. Ci servono sempre diversi giocatori, riuscire a dire ok, questo pezzo è responsabilità mia, lo devo consegnare entro un certo periodo di tempo e funzionerà esattamente secondo le specifiche necessarie. Questo è un allenamento veramente utilissimo per gli studenti. Ci sono delle controindicazioni, sempre negoziato sulla proprietà intellettuale, il pericolo, a noi non è mai successo, ma diciamo che il pericolo contrattuale, ovviamente se l'università si impegna a consegnare una soluzione poi la deve consegnare perché altrimenti gli fanno causa. La questione del rischio d'impresa, l'università non si può assumere il rischio d'impresa perché in Italia fa parte della pubblica amministrazione, quindi cosa vuol dire? Di nuovo, noi in Accademia siamo abituati a fare ricerca, per noi dimostrare che qualcosa non si può fare è importantissimo ed è un ottimo risultato e vogliamo pubblicarlo, ma per un'azienda, dire all'azienda ok, ci hai pagato decine se non centinaia di migliaia di euro e noi abbiamo scoperto che la cosa che volete fare non si può fare, questa è una cosa che è meglio dirla prima, ecco, insomma, bisogna farglielo presente. E bisogna farglielo presente anche perché appunto non si possono tirare indietro, cioè una volta che il contratto è firmato, l'azienda ha promesso di pagare questa cifra, per legge non può tirarsi indietro, i soldi alla pubblica amministrazione li deve dare. In ultimo, ovviamente, che cosa fare quando non ci sono disponibili le capacità necessarie, cioè è importantissimo, io ve lo consiglio tanto, imparate a usare il software, però nessuno nasce imparato, insomma, ci sono dei software che usano delle compagnie nel mondo commerciale che sicuramente non vi insegneranno a usare all'università, quindi a volte è necessario anche assumere del personale specifico per questi progetti e questo può essere un problema particolarmente burocratico, nel senso che ci sono problemi di tempi, bisogna fare il bando, bisogna fare la selezione, non si possono fare bandi ad persona. Bene, le aspettative, il settore privato e, e l'Accademia. Ah, tra parentesi, se avete delle domande fatele, visto che siamo qui in platea, non vorrei che nessuno si annoiasse, visto che questi sono discorsi molto generali, poi passeremo all'esempio pratico. Se c'è qualche domanda, alzate pure la mano. Bene, aspettative. Che cosa si aspetta il settore privato che magari, a cui magari non avete pensato da un punto di vista accademico? La concretezza, loro si aspettano sempre risposte specifiche e concrete, dite esattamente, non dite ma magari si può fare, boh forse, vediamo un'occhiata, vediamo un po', facciamo un po' di ricerca, dovete sempre dare delle indicazioni precise, ci vorrà tot tempo, tot risorse e il risultato sarà più o meno buono entro un certo margine di errore. Misure quantitative, management del tempo. Non avete tempo all'infinito, non è che potete passare al prossimo appello di esame o aspettare. Quando fate un contratto, quando l'università fa un contratto con un'industria, ci sono delle deadlines, ci sono dei deliverables, cosa vuol dire? Ci sono delle scadenze oltre le quali non si può andare e il risultato del progetto viene misurato in termini di consegnabili. I deliverables sono consegnabili, sono le cose che per contratto ci si impegna a dare come risultato del progetto. Caschi il mondo, quelle devono esserci. Un'altra cosa che l'azienda si aspetta e valuta molto molto altamente è la volontariosità e la disponibilità a sporcarsi le mani, cioè il dire ok, io non so come farlo questo, però adesso me lo studio e vedrete che riuscirò a farlo, oppure non sono un esperto in questo campo, però prometto che ce la faccio. Essere pronti ad assumersi responsabilità, questa è una cosa che piace tantissimo alle industrie ed è un modo in cui le industrie più avanzate si fanno anche pubblicità nei confronti dei laureandi, dicono ok, fin dal primo giorno voi avrete le responsabilità specifiche, questo è il vostro compito, fatelo come volete entro questi parametri, ma dovete farlo, arrangiatevi. Potete fare domande se non sapete come funziona una cosa, però lo fate una volta sola, quindi dovete essere svegli, se non sapete come si fa chiedete, però una volta che vi è stato spiegato non vogliamo sprecare altro tempo.
atteggiamento professionale, appunto quando le cose vanno storte bisogna assumersi la responsabilità dei propri errori e risolverli nel tempo più breve possibile. Come dicevo prima, dal punto di vista accademico bisogna far presente all'industria che ci possono essere risultati negativi, cioè si può dire ok, questa cosa che volevate fare è impossibile da fare, noi dobbiamo pubblicare la nostra ricerca, quindi rendere esplicito all'industria che un po' dei soldi che pagano per avere il tempo delle persone che lavorano al loro progetto verranno spesi per far fare la loro ricerca, questo è inevitabile, e per pubblicare i risultati. Dal punto di vista delle pubblicazioni non è neanche necessario sempre inventarsi qualcosa di nuovo, reinventarsi, come si dice, la ruota. Tante volte le aziende dicono: non vogliamo che voi passiate dei mesi a fare delle ricerche su una cosa nuova, andate in letteratura, guardate qual è il sistema migliore esistente per fare quello che noi vogliamo fare, passate le vostre settimane a studiarvela, noi non ne siamo capaci, fateci un bel riassunto e magari usate quello, sviluppate un prototipo software e fateci vedere come funziona. Anche lì bisogna chiarire bene il fatto che solo perché è stato pubblicato un paper da qualcuno chissà quando, non è mica detto che i risultati siano riproducibili. Nonostante tutti i migliori sforzi dei reviewers, dei paper, cioè le persone che li leggono quando vengono sottomessi a una rivista, non vanno tutti a ripetere tutti gli esperimenti numerici. Quando una persona sottomette un paper in cui dichiara dei risultati di software, non è che il revisore si riscrive tutto il software, si prende tutto il database che ha usato quella gente e dice ok, ci credo, funziona così. No, assolutamente no. Quindi se voi prendete un articolo da qualche parte che dice oh, il nostro sistema è grandioso e lo volete, e l'industria vi dice perché non implementate questo, bisogna rendergli esplicito il fatto che magari non era proprio tutto rose e fiori. Bene, ostacoli da superare. Punto primo, mancanza di informazione. Questo è disastroso. Le aziende non sanno di avere un problema, anche se sanno di avere un problema, non sanno chi glielo può risolvere. Quindi bisogna andare alla caccia delle aziende. Noi come laboratorio passiamo un sacco di tempo a fare telefonate, andarli a trovare, a riallacciare i contatti con le persone che abbiamo incontrato durante appunto i corsi, durante gli eventi che organizziamo in cui invitiamo loro anche a parlare delle loro soluzioni. E veramente bisogna dire a loro di essere in grado di risolvere i loro problemi, bisogna essere molto proattivi. Un altro errore che commettono molto spesso le compagnie, ma che magari sanno di avere un problema, è quello di andare a comprare la prima cosa che trovano. Magari vanno da una compagnia di consulenza come, beh, non voglio fare nomi, ma perché non ho motivo neanche di pensare male di una compagnia specifica rispetto a un'altra, però aziende vengono da noi e ci dicono ok, abbiamo pagato tantissimi soldi per questa cosa che ci ha prodotto latte al dei tali e poi non funziona, oppure siamo molto contenti del lavoro che avete fatto voi perché funziona molto meglio di quello che poi non ci avevano fornito questi altri. Questo beh, a noi naturalmente fa molto piacere, però ovviamente bisogna un po' spingere verso le aziende, perché a loro fa comodo dire vabbè, c'è sta grande compagnia che serve clienti in tutto il mondo, pare che sappiano quello che fanno, sono tanto bravi a fare le presentazioni, quindi ci fidiamo. Ecco. Bisogna convincerli un po' tramite esempi concreti che si possono fare le cose in modo migliore. Mancanza di informazione è un problema che c'è anche nel mondo accademico. Il mondo accademico spesso e volentieri non sa quali sono le industrie che ci sono sul territorio, anche le industrie non si conoscono l'una con le altre, danno sempre per scontato che si vada alla caccia gli uni degli altri. E in comune a tutti quanti ovviamente c'è la mancanza di fondi, si passa un sacco di tempo a dare la caccia a contratti, a bandi nazionali, internazionali eccetera, e queste sono informazioni che vanno cercate e in particolare bisogna appoggiarsi all'aiuto delle strutture, qui sono veramente molto utili le strutture universitarie che si attivano anche per conto nostro andando a cercare i bandi per noi. Ecco, questo è un aiuto che si danno, che apprezziamo moltissimo.
appunto come stabiliamo questi canali di comunicazione tramite conferenze, corsi e consorzi. Per esempio, noi ovviamente ci occupiamo di crittografia, per esempio per l'e-payment e l'online banking, quindi abbiamo parlato direttamente con un consorzio bancario come per esempio quello del Bancomat, e anche loro magari spesso e volentieri non sanno chi può risolvere i loro problemi, cioè conoscono alcune aziende magari all'estero, però non sanno che dietro l'angolo ci sono aziende e gruppi italiani che possono essere loro molto utili. I corsi che organizziamo sono altamente specializzati, sono spesso e volentieri anche una sola giornata o al massimo 5 giorni durante una settimana. Ovviamente invitiamo degli esperti del settore a partecipare, e anche le conferenze, come dicevo, sono degli eventi estremamente utili per conoscere e farsi conoscere. Bene. Una cosa che vedo pochissimo in Italia sono le cosiddette career fairs. L'università invita le aziende locali a fare presenza un giorno all'anno, per loro è molto più semplice perché hanno una tabella di marcia stabilita secondo, diciamo, il calendario accademico solare, quindi alla fine dell'anno ci sono gli esami, all'inizio dell'anno si presentano le aziende e dicono: ok, se volete lavorare con noi, questo è quello che facciamo. Quindi hanno una specie di fiera di paese con tutte le aziende che si siedono lì con un paio di rappresentanti e si fanno pubblicità. Questo è un altro modo per noi per instaurare le collaborazioni, perché a noi fa molto piacere ovviamente quando i nostri laureati trovano una posizione in un'azienda. E poi in ultimo uno dei modi migliori per farsi pubblicità e per continuare a collaborare è lavorare bene, e questo è scontato. Fonti di fondi, ok, giusto per darvi un paio di esempi di cose che hanno funzionato per noi in passato. In particolare sono fonti, noi siamo fortunati a Trento perché abbiamo fonti regionali e provinciali, fortunati, come si discuteva anche precedentemente, a dire il vero avere mamma provincia che in un modo o nell'altro provvede sempre, distrugge la competitività, però almeno qualcosa la fanno, si attivano, in alcuni casi danno dei fondi per dei progetti interessanti, oppure fondazioni, possono essere fondazioni bancarie, finanziarie o altrimenti. Poi ci sono startup e spin-off, anche lì i fondi disponibili dipendono dall'università, sono le startup e le spin-off ovviamente sono per gli studenti e i ricercatori che hanno un'idea di business che vogliono veramente portare sul mercato. E poi c'è l'Unione Europea. L'Unione Europea ha tantissimi progetti tutti gli anni, però sono molto complicati. Sono strutturati abbastanza bene, però ci vuole veramente una laurea per riuscire solo a capire tutte le regole per fare domanda. Sono progetti comunque internazionali ai quali vale sempre la pena partecipare, anche solo per scrivere la domanda. Bene, altro problema, la burocrazia. La burocrazia è un disastro, ne saprete sicuramente voi bene tanto quanto me. In particolare volevo sottolineare i problemi connessi con le tasse, perché una volta che si fa un contratto con una compagnia c'è molta frizione, diciamo, parte dei soldi va al dipartimento, parte dei soldi va alla facoltà, parte dei soldi se ne va in tasse dei subcontractors, eccetera, eccetera. Quindi nel fare il budget per un contratto con una compagnia bisogna stare attenti a queste cose. Le assunzioni ovviamente comportano tempi burocratici morti per i bandi. Altri problemi che possono sorgere sono la moltiplicazione delle persone che devono apporre una firma ai contratti, e questo rallenta le cose all'infinito e bisogna mettersi d'accordo prima di far partire i progetti, ci vuole un po' di pratica. Bisogna accertarsi che tutte le persone che devono dare il loro assenso siano pronte a darlo prima di far partire qualcosa, e rendere chiaro all'azienda che potrebbero esserci dei ritardi. Proprietà intellettuale, rischio d'impresa, ne ho parlato abbondantemente. Bene, questo per la parte magari un po' generale e apparentemente disconnessa dalla realtà, spero di non avervi annoiato troppo, ma diciamo che questa è la nostra esperienza nel fare i progetti. Non ho parlato molto di startup e di
spin-off, perché noi personalmente non siamo riusciti ancora a farne a partire, perché la burocrazia sembra essere abbastanza complicata. Qualcosa si sta muovendo, però non siamo degli esperti in materia. Su questo ci sono domande finora? No, perfetto. Sì. Leggo una notizia, ho visto un po' qualche tempo fa su delle riviste, che è nato uno sportello telematico. E sono stati stanziati proprio dei fondi dal Ministero della Ricerca Scientifica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è diretto, responsabile del progetto è il professor Natalini, forse un professore di ricerca operativa, non so, vi chiedevo se voi conoscete questo progetto e se può essere utile, come dicono almeno dalle notizie, se voi ne avete notizia. Perché il compito dovrebbe essere quello proprio di mettere in contatto i centri di ricerca nazionali, universitari, eccetera, con le aziende. Dire quali sono le competenze matematiche che possono essere utilizzate nelle aziende che fanno richiesta. Interessante. No, personalmente mi dispiace, ma devo dire che non ho esperienza di questo nuovo sportello e non conosco personalmente il professore. Faremo qualche ricerca. Grazie. Bella, così magari. Ecco. Roberto Natalini. Non so, posso passare. Un modello matematico per sì. Impresa. Sì, sì, sì. Okay. Lui siamo diventati membri, poi adesso capiremo se funziona. Ah, quindi lo conoscete. Anche tu sai. Lui è un ricercatore dell'IAC di Roma, quindi è un istituto del CNR, l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo, fondato da Mauro Picone, e fa parte della società italiana di matematica applicata, la SIMAI, e di una iniziativa che si chiama, mi sembra, MATAD, qualcosa del genere. Comunque io vi segnalo, se volete un contatto con Natalini, lui ha un blog sull'Unità, sul giornale L'Unità, e tiene un blog su cui parla di matematica e applicazioni. Lui è fondamentalmente un matematico applicato, quindi di là potete trovare dei contatti con lui. I ricercatori dell'ambito di ricerca operativa, perché gli esempi che fa in questo articoletto riguardano lo smistamento delle merci, quindi un po' discorsi di ottimizzazione. Chiedo scusa per questa mia interpretazione libera. No, perché siamo in streaming, così non posso. Antonio Grieco, io sono il vice direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione qui dell'Università di Salento. Mi piace molto la tua presentazione, perché siamo molto concorrenti, noi facciamo esattamente queste cose, quindi è molto stimolante. Volevo dirti due o tre cose. Prima di tutto, noi abbiamo a Lecce una sola firma per una volta che abbiamo un'informazione che ci arriva da un'impresa, per poter fare il contratto. Numero di firme, una. Vi invidio tanto. Quindi abbiamo molto semplificato questa cosa, perché pensiamo che sia molto critico. Quindi io, sia come utente che come direzione del dipartimento, abbiamo praticamente l'istantaneità tra il contratto e la realizzazione del progetto. E poi l'altra cosa, così, che mi sembrava carino evidenziare, penso che sia invece molto importante la collaborazione con quel, non so, forse tu citavi Accenture prima quando parlavi delle presentazioni di compagnie che facevano in qualche modo la concorrenza. Noi invece abbiamo aperto un canale di collaborazione molto forte con Accenture, piuttosto che Anders, piuttosto che McKinsey, piuttosto che tante altre realtà, perché in qualche modo pensiamo che sia proprio invece il collegamento tra queste grandi imprese e i vari dipartimenti, che sono meccanica, ingegneria, piuttosto che matematica, all'interno dell'università, possono effettivamente accelerare il processo di innovazione all'interno delle imprese. E poi spesso e volentieri vengo dalle vostre parti, perché ci sono diverse aziende del Friuli che hanno dato contratti all'università, quindi la prossima volta ci possiamo anche confrontare su temi specifici. Prego.
E l'altra cosa, così, giusto per se poi diciamo il mio specifico interesse è evidenziare diciamo l'aspetto industriale, che non mi pare ancora, diciamo, da quello che hai raccontato essere il focus, o magari poi per scelta non avete scelto l'aspetto industriale, avete scelto l'ambito dei servizi bancari piuttosto che... Buona domanda. Basta. No, questo è semplicemente quello di cui ci occupiamo noi, è l'area in cui abbiamo un certo expertise. Sicuramente non disdegneremo alcun tipo di collaborazione con l'industria. Per ora i collegamenti che abbiamo allacciato sono stati questi. Con quante aziende collaborate e se effettivamente poi sugli studenti c'è una ricaduta positiva, cioè c'è una occupabilità in crescita, se le persone che poi vanno a frequentare gli stage vengono effettivamente poi, riescono a trovare poi una strada grazie anche al laboratorio in azienda. Dunque, allora, due premesse. Io sono un membro abbastanza recente del laboratorio, nel senso che sono arrivato l'anno scorso verso metà ottobre, quindi se sia in crescita o meno l'occupazione dei nostri laureandi faccio fatica a dirtelo perché non conosco tutte le statistiche. In secondo luogo, il laboratorio esiste, a dire il vero, solo mi pare dal 2008-2009, quindi okay, è quasi certo che ci sia una crescita, però forse non tanto significativa quanto piacerebbe a noi. Sicuramente, per quello che ho visto io, molti dei laureati del nostro gruppo hanno trovato un impiego nelle industrie e cosa che mi fa molto piacere, in particolare quelli che hanno lavorato a un progetto per un'industria poi sono stati visti molto bene dall'azienda stessa. Sicuramente alcuni sono stati assunti a seguito di questi progetti, non, le statistiche non ce le ho ben presenti, però sì, ok, almeno a volte succede. Altre volte dipende dalle aspettative, come dicevo prima, parlavo delle aspettative, forse non sono stato abbastanza specifico, però veramente non sono scontate, cioè per esempio l'azienda stessa magari non ha ben chiaro cosa aspettarsi da un matematico. Abbiamo avuto persone che hanno lavorato benissimo ad alcuni progetti, poi sono andate a fare un colloquio, un'intervista per un potenziale impiego, sono state bloccate alla barriera del human resources, cioè delle persone che non sono quelle che decidono come si fa il lavoro, ma quelle in una grande azienda che sono poi quelle che decidono chi assumere e chi no e fare il management delle persone. E sono state bloccate lì perché, per esempio, in un esercizio di gruppo non si erano imposte. Cioè, questi cosa hanno fatto? Hanno fatto l'esercizio di gruppo per tutti i candidati in una giornata specifica, gli hanno detto ok, fatevi valere, fate valere la vostra idea. Allora, questa persona ha avuto l'idea giusta, ha avuto un'ottima soluzione, però non si è particolarmente arrabbiata con gli altri. E succede anche questo. Allora, noi ci siamo un pochino arrabbiati, nel senso che diciamo, ma scusate, se volete un matematico che vi faccia la soluzione, perché lo scartate per queste idiozie? Poi diventa una questione di politica interna all'azienda, perché devono mettersi a litigare con le human resources, chi ha la voce più alta... E naturalmente anche le aziende hanno bisogno di persone che si facciano valere. Se io devo andare a conquistarmi un contratto e ho bisogno di una persona che faccia apparire la nostra, insomma, che faccia valere la nostra soluzione per tutto quello che c'è, voglio qualcuno che sappia combattere. Ecco, semplicemente però devo distinguere lo scopo per il quale vado ad assumerli e che cosa devono poi andare a fare. Quindi okay, non è perfetto, sicuramente non abbiamo un tasso del 100% di assunzione, però so di sicuro che alcune persone ce la fanno. Ecco. Bene, siamo spariti. Ecco, benissimo. Passiamo alla seconda parte, la presentazione di... sul laboratorio dal basso sia sulla web TV dell'Unisalento, quindi solo per questa ragione non fate problemi a chiedere il microfono.
questo è un progetto specifico, adesso vediamo che cosa abbiamo fatto, come abbiamo lavorato. Questo ce l'ha chiesto un'azienda, la PayBay Networks, che fa parte del Qui Group, che si occupano di monetica, cioè si occupano per esempio di buoni pasto. Loro devono autenticare persone in remoto e volevano esplorare la possibilità di autenticare gli utenti tramite la firma biometrica. Allora, vi faccio... Ok, prima di tutto dico, io ho fatto parte di questo progetto come manager soprattutto e come debugger del codice, ho aiutato un po' le ragazze a migliorare la loro soluzione, però il punto di riferimento ovviamente è stato il professor Sala dal punto di vista scientifico e Valentina Darold e Giada Sciarretta sono state le due laureande che hanno fatto tutta la ricerca e hanno ottimizzato il sistema, quindi il lavoro è stato loro. Questo progetto mi è piaciuto moltissimo perché veramente è stata un'ottima opportunità per queste due ragazze che hanno fatto la tesi su argomenti correlati e poi subito dopo la tesi hanno lavorato da noi per alcuni mesi a questo progetto. È stata un'opportunità per loro di mettere immediatamente in pratica quello che hanno fatto. Giada ha trovato lavoro alla porta accanto, per così dire, la Fondazione Bruno Kessler, proprio la vediamo dalle nostre finestre, dal nostro ufficio, e lavora nel gruppo Security and Trust, che sono quelli di cui si parlava ieri sera, che hanno dato lezioni a Google perché avevano lasciato una falla nel loro sistema. Ne vanno molto fieri. Il gruppo di Silvio Ranise, se volete andarlo a vedere, e Alessandro Armando. Bene, allora facciamo una piccola introduzione su che cos'è l'autenticazione biometrica, poi alcuni pezzetti di Lego essenziali per costruire il sistema, cioè le funzioni di hash e i codici di correzione dell'errore, e poi la descrizione del nocciolo del sistema, che si chiama Fuzzy Commitment, che è stato inventato mi pare alla fine degli anni 90. Che cos'è l'autenticazione in generale? L'autenticazione è: io, utente di un sistema, voglio entrare nel sistema, voglio accedere ai miei dati, voglio fare il login sulla banca online, voglio entrare nel mio sito preferito. E l'autenticazione al giorno d'oggi si fa in diversi modi, con diversi cosiddetti fattori. I fattori si categorizzano di solito in qualcosa che noi sappiamo, cioè la password. Non usate password come password, per favore. Qualcosa che noi abbiamo, cioè il token RSA, vediamo questo qui, molto interessante il suo funzionamento, probabilmente ne avete uno in tasca e ve l'ha dato anche la vostra banca, oppure ci sono ormai anche i cosiddetti soft token, cioè lo stesso meccanismo ma viene generato in modo software, per esempio sul vostro telefonino. Cosa che siamo, per esempio l'impronta digitale, la famosa iride, eccetera, eccetera. Chiaramente quello che noi siamo è molto interessante perché è impossibile perderlo, è a dire il vero di solito difficile da falsificare ma non impossibile, però gli utenti sono un po' resti ad usare le misure cosiddette biometriche per autenticarsi, perché bene o male diciamo che possiamo accettare il fatto che qualcuno ci rubi la password, però se qualcuno ci ruba l'impronta digitale, questo ci preoccupa un po' di più. Quindi bisogna mettere in sicurezza molto meglio le misure biometriche delle password. Le password vengono rubate tutti i giorni, invece le misure biometriche rivelano molto su di noi, anche in modi dei quali non siamo necessariamente ancora consapevoli. Perché? In particolare ci sono delle misure biometriche che sono cosiddette comportamentali. Le biometriche, strettamente parlando, sono le misurazioni proprio fisiche, altezza, peso, body mass index, impronta digitale, iride, eccetera. Le informazioni biometriche comportamentali dipendono da come ci muoviamo, quindi da come battiamo i tasti sulla tastiera, da come muoviamo la mano quando alziamo la cornetta del telefono, dall'intonazione della nostra voce mentre parliamo. Queste sono tutte cose che sono state usate e misurate in vari sistemi.
e anche per esempio come camminiamo. Ora è abbastanza ovvio che il come camminiamo, come ci muoviamo può rivelare tantissimo sul nostro stato di salute, quindi per esempio un'azienda malicious, un'azienda poco affidabile, oppure qualcuno che voglia sapere come stiamo per esempio per stabilire il prezzo della nostra assicurazione sulla vita, non dovrebbero avere accesso a queste informazioni, quindi vanno tenute segrete con molta più attenzione. Qui ci sono anche tutti gli aspetti legali del nuovo codice sulla privacy che abbiamo dovuto studiare anche per questo, insomma il garante ci sta molto attento prima di lasciare raccogliere informazioni biometriche. E poi ci sono anche problemi futuri dei quali ancora non sappiamo nulla, cioè raccogliamo tutte queste informazioni, ma se fra 5 anni arriva qualcuno che riesce ad estrarne qualcosa di ancora più significativo su di noi, questo è imprevedibile. Ok. Una misura biometrica comportamentale molto diffusa è la firma biometrica. Perché piace questa alle aziende? Perché la gente è già abituata ad apporre la firma, quindi il modo in cui io faccio un segno specifico su per esempio un tablet o anche magari su un touchscreen è estremamente specifico mio, la firma nero su bianco ha già valore legale di autenticazione dell'utente su un documento, quindi con un gesto posso sia firmare il mio documento sia lasciare i dati biometrici, è già familiare ed è accettata molto, molto ampiamente come sistema di riconoscimento. Ok, il problema qui qual è? La mia impronta digitale non cambierà mai. Cambia un pochino nel corso degli anni, ma rimane sempre la stessa. Invece la mia firma cambia a seconda del tempo, a seconda dell'umore, a seconda dell'ora del giorno, a seconda di tantissimi criteri. Quindi c'è un'altissima variabilità del dato per il singolo utente, il che rende molto difficile appunto distinguere l'utente vero dai falsari. Qui ci sono gli esempi di... qui c'è un esempio di non so se riuscite a vederlo, ma di come appare il dato raccolto. Questo è un grafico di una firma che è stata depositata, non vi posso dire da chi. Questi sono due modi di vedere gli stessi dati. Ecco, qui vediamo subito uno dei primi problemi con i quali ci si deve scontrare. I dati non sono mai puliti, non sono mai semplici, ci sono sempre tantissimi modi di vedere gli stessi dati. Qui a ogni punto abbiamo un'informazione, per esempio coordinata X, associata a un valore temporale, e già qui vediamo che ogni tanto l'utente stacca la penna dal tablet sul quale era stata presa la firma, quindi io posso scegliere di vedere tutto come una serie temporale con intervalli temporali uguali a 1, oppure di dargli tutti i valori giusti, nel qual caso avrò tutta questa linea retta di spazio bianco. Va bene. I dati che raccoglie un tablet quali sono? Brevemente sono la posizione X e Y della la coordinata sullo schermo e appunto la coordinata temporale alla quale è stato raccolto un certo contatto con lo schermo, la pressione se abbiamo una penna della Wacom, di quelle mi pare a tecnologia risonanza magnetica, riesce a misurare con quanta forza stiamo premendo sul tablet, e un'altra variabile che ci indica i punti in cui la penna è stata alzata e i punti in cui poi è stata riapposta. Che cosa ce ne facciamo? Con questi dati che sono molto variabili noi estraiamo delle cosiddette features, quindi abbiamo una funzione a questi dati e facciamo dei calcoli. Qui chi più ne ha più ne metta, qui c'è un altro esempio di un grandissimo problema. La letteratura ha tantissimi esempi diversi, ci sono i fanatici della pressione che dicono la pressione è la cosa migliore che potete usare per autenticare un utente, ci sono i fanatici dell'accelerazione, l'accelerazione va misurata benissimo perché riuscite a fare tutto quello che volete. E qui bisogna valutare le soluzioni, quindi bisogna provarne tante, vedere qual è la migliore e se volete potete anche inventarvi la vostra. Questo è un lavoro, per esempio, per il quale il matematico è perfetto, perché non si accontenta di prendere la soluzione già precotta. Se c'è qualcosa da cambiare, se c'è qualcosa da migliorare, è la persona ideale per farlo. Ok, lo scopo di tutto questo progetto è quello di distinguere gli utenti genuini dai falsari, quindi le persone che tradizionalmente sono quelli che vi avrebbero rubato la password, sono quelli che cercano di imitare la vostra firma, che nero su bianco non è particolarmente difficile, ma quando si tratta della misurazione biometrica, a dire il vero, è abbastanza complicato.
Una delle cose che per esempio distinguono di più i falsari dagli utenti genuini è il tempo che ci mettono a riprodurre la stessa firma, perché anche con la maggiore attenzione di questo mondo è difficile fare il gesto identico nello stesso tempo. Quindi il matematico cosa deve fare? Deve analizzare per esempio la distribuzione degli utenti all'interno del database che ha a disposizione. Qui vediamo come si distribuiscono i valori medi del tempo che ci ha impiegato un utente a fare la firma. E questo anche in letteratura è noto come un tratto particolarmente distintivo. Una delle caratteristiche dello schema di fuzzy commitment è che poi non andiamo a tenere tutti questi dati, ma andiamo ad applicare una trasformazione, cioè li mettiamo in dei cesti, diciamo, ok, un certo utente ha una firma che ha una durata nel primo quartile della media del nostro database, nel secondo, nel terzo, nel quarto, eccetera, e teniamo solo questa informazione, quindi già questo ci aiuta moltissimo. Quindi se questa dovesse essere rubata, e faremo del nostro meglio perché non lo sia, non abbiamo compromesso l'utente, o almeno le informazioni personali dell'utente. Bene, vediamo a che punto siamo. Ok, non vorrei portare via troppo tempo in dettagli matematici, la faccio molto breve. Che cosa si usa nel sistema fuzzy commitment? Si usano codici di correzione di errori. Che cos'è un codice di correzione di errore? È semplicemente ok, mettiamoci in questo scenario: c'è una fonte di informazioni che vuole trasmettere un messaggio, il messaggio attraversa un canale, c'è del rumore in questo canale che lo cambia, può essere un rumore nel telefono, una trasmissione radio che viene distorta nell'atmosfera, eccetera, e poi c'è un ricevitore che deve risalire all'informazione trasmessa originariamente. Non voglio entrare troppo nei dettagli matematici, anche perché ci sono diversi tipi di matematica applicabili ai codici di correzione di errore. Si possono fare algebricamente, quindi usando teoria dei campi finiti e dei polinomi, oppure si possono fare statisticamente. Ci sono tantissimi tipi di codici di correzione diversi. La cosa più importante qui, visto che abbiamo un audience di matematici, è che abbiamo una funzione E per encoding, facciamo la codifica di un messaggio, diamo per scontato che ci siano degli errori. Se gli errori sono sufficientemente piccoli, possiamo decodificare il messaggio ricevuto più che contiene appunto questi errori e risalire a quello originale. Bene, qui sentiamo tutto. Per fare un esempio concreto, questo, parlando molto molto grossolanamente per chi non l'avesse mai visto, è un principio di ridondanza. Nel senso che se voglio mandare un messaggio che sia o 1 o 0, il modo più semplice per aggiungere della ridondanza a questo messaggio è di mandare lo stesso identico messaggio tre volte. Quindi se si verifica un errore, riesco immediatamente a vedere dove è l'errore e a correggerlo, dando per scontato che nell'algoritmo di decodifica si vada a risalire alla parola che è più probabilmente stata trasmessa. Bene, un'altra cosa che ci interessa sono le funzioni di hash. Le funzioni di hash sono notissime agli informatici, ce ne sono tanti tipi diversi, ma i matematici magari non le hanno viste. Una funzione di hash, qui c'entra la crittografia, una funzione di hash crittografica deve essere a strada unica, quindi dato un messaggio otteniamo un output dal quale non possiamo risalire in tempi umanamente ragionevoli al messaggio originale. Quindi non è fattibile dedurre il messaggio M tale che il suo hash sia quello che conosciamo. Deve essere resistente alle collisioni, nel senso che è infattibile o implausibile trovare due messaggi specifici che hanno la stessa hash, e deve essere molto sensibile agli input. Ok, voglio dare un esempio. Le funzioni di hash sono una delle funzioni di hash è stata creata per esempio dalla NSA, la National Security Agency degli Stati Uniti, sono interessati particolarmente a continuare a migliorarle. Avevamo MD4, MD5, Message Digest 4, Message Digest 5, 6, eccetera. Adesso abbiamo SHA-1, SHA-2 e SHA-3, che sono state create con competizioni nazionali nelle quali si possono cimentare matematici, informatici, scienziati, per creare delle funzioni molto resistenti agli attacchi. Come dicevo, abbiamo un messaggio
che può essere lunghissimo, può essere per esempio in questo caso ne usciamo uno fino a 2 alla 64 bit, bit 01, e ci restituisce un output, per così dire digerito, di una lunghezza fissa. A che cosa serve questa cosa? Serve per garantire che il documento non è stato modificato, per esempio. Quindi se io ho un documento, faccio la funzione di hash e me ne conservo il message digest, posso immediatamente accorgermi se è stata modificata una riga, se è stata inserita dell'informazione da un attaccante, per esempio anche invisibile. Non so se voi sicuramente conoscete il formato di file PDF, ma forse non sapete che i PDF esistono in diversi, per così dire, sapori, ci sono diversi tipi di PDF. Un tipo di PDF non permette l'inserimento di immagini con un livello di trasparenza, perché anche se un livello di immagine è trasparente, posso comunque inserirci delle informazioni. Ok, quindi esempi di come le funzioni di hash sono molto sensibili al cambiamento anche di una minima parte di input. E le funzioni di hash, giusto per dire un'altra, sono quelle che vengono usate per autenticarsi con i sistemi di password. Le compagnie di solito, quando io mi registro a un sito web e gli dico che il mio username è username e la mia password è password, cosa fanno? Non tengono il mio username e password in chiaro nel loro database, perché chiunque glielo può rubare, qualunque dei loro dipendenti può leggerselo e portarmelo via, fanno una hash. In modo semplice o in modo proprio complicato, in modo che neanche loro sappiano qual è la mia password. Essenzialmente il sistema di fuzzy commitment cerca di usare le hash sui dati biometrici in modo da poterli usare come una password. Il problema è appunto questo contrasto fra la variabilità dei dati biometrici di ogni utente e la sensibilità delle funzioni di hash all'input. Ok, questo ve lo dico per inciso. Noi abbiamo studiato anche per esempio la resistenza alle collisioni, agli attacchi alle funzioni di hash per le banche, e c'è molto utile quantificare esattamente quanto lavoro deve fare un attaccante per rompere la sicurezza delle funzioni di hash, perché uno si potrebbe dire ovviamente posso provare a fare un hash su tutti i messaggi possibili e immaginabili, prima o poi una collisione la trovo. Beh, questo ovviamente è vero, però se lo spazio dei messaggi e dei digest è sufficientemente grande, ci vuole un tempo troppo lungo per farlo. Questo è il principio sul quale si basa la sicurezza. Ok, il fuzzy commitment come funziona? Se capite questa slide avete capito tutto. La prima cosa che facciamo è creare un messaggio casuale. Questo, la prima volta che ci si pensa, ci vuole un attimo per mettersi in questa ottica. Il messaggio che vi avevo definito prima nella teoria dei codici, che noi facciamo finta di trasmettere, è un numero puramente casuale per ogni utente. Creiamo un messaggio casuale R, lo codifichiamo, sommiamo questo messaggio con i dati che abbiamo estratto dalla firma biometrica, non vi ho detto come, scusatemi, ma per questo probabilmente non ci sarà tempo, cosa andiamo a salvare? Salviamo la hash di questo messaggio casuale, una stringa che è specifica ad ogni utente, che è appunto derivata dai dati biometrici e dalla codifica del numero casuale, e la capacità di correzione di errore che mi serve per ogni utente, perché appunto ogni utente fa un certo numero di errori, quindi io devo usare il codice che mi corregga almeno quel numero di errori in media per i dati che mi deposita l'utente quando cerca di autenticarsi. Appunto in fase di autenticazione che cosa vado a fare? È banalissimo, prendo la firma che ho osservato, la sottraggo dai dati che mi ero tenuto, quindi ottengo la codifica del messaggio che avevo salvato più questi errori e vado a correggere quegli errori. Se lo hash di quello che ho ottenuto dall'algoritmo di decodifica è identico allo hash che avevo salvato in precedenza, autentico l'utente.
perché la sua password era abbastanza, quindi il suo gesto era abbastanza simile a quello che aveva depositato originariamente. Dico tutto questo perché io spero che sia chiaro che in questo progetto ci sono tantissimi tipi di matematica diversa. Come si diceva prima, magari non sono particolarmente difficili questi tipi di matematica, non c'è bisogno di inventarsi rocket science, non è una matematica spaziale, però ce ne sono tantissimi tipi diversi e serve veramente un matematico che sappia giudicare la bontà dell'applicare un metodo rispetto a un altro. Cioè, che tipo di codici devo usare? Devo usare quelli basati sulla statistica o devo usare quelli basati sull'algebra? Come posso modificare i codici in modo da permettere, per esempio, all'azienda di avere un algoritmo che gli dia più sicurezza di acchiappare i falsari, oppure che lasci passare più utenti genuini perché non vogliono che la gente rimanga bloccata fuori? Come posso usare tutti questi strumenti in modo da ottenere un risultato accettabile, che funzioni e che funzioni bene? E poi non dimentichiamoci che tutto questo va realizzato con un prototipo software, quindi ci vogliono anche abilità di programmazione. E è chiaro che possiamo assumere dei programmatori, e in questo progetto, tra parentesi, avevamo le due neolaureate che hanno fatto tutta la ricerca, io che ho aiutato un po' con il codice, poi c'erano anche dei programmatori che ci ha dato l'azienda in remoto per fare la parte server dell'autenticazione, cioè anche se noi abbiamo il tablet sul quale apponiamo la nostra firma, poi le informazioni vanno mandate al server, il server ha il suo database in cui prende i dati dell'utente, appunto quelli che ci servivano in fase di verifica più avanti. Il tablet bisogna programmarlo in Java se vogliamo usare Android, e quindi magari i laureati non è che siano esperti di tutte queste cose. Però il programmatore segue solo le istruzioni. Una cosa che potrebbe interessarvi, che mi hanno sempre detto le aziende di information technology, è che a loro piace assumere matematici che hanno voglia di imparare tecniche informatiche, perché è molto più facile prendere un matematico, insegnargli delle tecniche informatiche e riuscire a fargliele usare bene, che non prendere un laureato, senza offesa per carità, di information technology, sono molto competenti, ma di solito sono molto bravi a fare quella cosa lì, e se non sono stati educati a essere un po' frizzanti, fanno fatica a uscire dal loro guscio e a trovare soluzioni innovative, ovviamente senza offesa. Poi anche in Information Technology ci sono dipartimenti diversi. Per esempio, noi a Trento abbiamo un dipartimento molto teorico. Il mio professore, quando vuole assumere dei sistemisti o trovare dei programmatori in gamba, a dire il vero va a Bolzano, perché a Bolzano gli insegnano a programmare, cioè gli danno dei progetti da fare, dicono usate questo linguaggio, usate quell'altro, risolvete questo problema, createmi questa struttura, e loro ovviamente assieme alla teoria necessaria quindi acquisiscono la dimestichezza con gli strumenti. Voglio sottolineare, non c'è nessun motivo per il quale anche un matematico non possa fare la stessa cosa. Così come imparate tantissimi tipi di matematica diversa, e decidete caso per caso qual è la più appropriata a una soluzione specifica, così potete acquisire anche altre capacità. E quella del software è una delle migliori. Bene. Vabbè, qui ci sono altri dettagli dello schema, però probabilmente non ci sarà tempo per finirli, a meno che non siate particolarmente interessati, poi ve li posso dare anche dopo. Altre curiosità riguardo al progetto, credo che stiamo per esaurire il tempo, ecco. Ok, bene, visto che ci sono, ringrazio la Pay Networks per averci dato la commissione per questo lavoro. Siamo riusciti a ottenere delle percentuali abbastanza buone, io direi, anzi parecchio buone, con un 3,5% circa degli utenti che non riuscivano a autenticarsi nel sistema, solo il 3% delle volte, e falsari che riuscivano a falsari allenati, quindi con tempo di replicare la firma eccetera diverse volte, anche lì siamo riusciti a tenerlo sul 3,5%.
Bene, stiamo aspettando un software patent, un brevetto d'uso per questo sistema. Ok, vi ringrazio dell'attenzione, se ci sono delle domande sono a vostra disposizione. C'è una domanda? Posso avere un ordine di grandezza del costo e quanti giorni ci avete messo a farlo? Ordine di grandezza, ovviamente. Dunque, sul costo non so quanto mi posso sbilanciare. Più di 100, meno di 100, più di 50. Ok, come ordine di grandezza più o meno siamo da quelle parti. Uh-huh. Quanto tempo ci avete messo? Quanti giorni uomo? Giorni uomo... Il progetto è durato circa 4 mesi. Sì, appunto le due laureande che hanno fatto la ricerca ci hanno prestato alcuni programmatori per un po', però non a tempo pieno, nel senso che erano i loro programmatori che avevano un'azienda, quindi gli hanno detto beh, fate questo serverino nel tempo libero. Poi si sono accorti che questi sono fuori dai costi, quindi saranno 100 giorni uomo. No, ci hanno fatto pagare anche quelli che ci hanno prestato. Allora, avete bisogno di un buon commerciale, diciamo. Sì. Domande, invito nel frattempo che si sistema tecnicamente l'altro relatore. Ok, un momento solo Andrea Gentile che ci parla di un altro laboratorio dal basso e comincia questa sera insomma con la sua presentazione. Grazie, grazie anche di concedermi questo brevissimo spazio in cui vorrei presentarvi quest'altra iniziativa. Che in pratica è dedicata ai rapporti fra la ricerca industriale e la ricerca accademica, quindi alla fine dei conti è un tema affine a quello di cui avete sentito parlare oggi. Si tratta di un laboratorio dal basso in questo caso, quindi diciamo Domenico Centrone prima ha già presentato un po' questo tipo di iniziativa, che appunto è costituita da un percorso un po' più lungo, quindi in particolare questo laboratorio sarà presentato questa sera per la precisione alle ore 18 alle Cantelmo. Se qualcuno volesse intervenire avrete sia un quadro completo dell'iniziativa con il relativo programma e i relatori che interverranno, sia la possibilità anche di dare dei feedback su quella che è stata la nostra maniera di impostarlo ed eventualmente formulare delle proposte ai relatori che poi parteciperanno ai vari interventi. L'idea appunto di questo laboratorio, che si protrarrà poi fino a ottobre con una serie di incontri, è quella di dare alcuni esempi di carattere spot di possibilità che nate in ambito accademico con delle ricerche di punta poi hanno avuto delle ricadute industriali importanti oppure potrebbero darne nell'arco dei prossimi 5-10 anni, quindi potrebbero rappresentare opportunità alternative alla ricerca accademica per chi comunque volesse fare ricerca high-tech in ambito industriale. E in particolare anche appunto un discorso che vorremmo portare avanti grazie al fatto di svilupparlo su un arco di date così lungo è quello collaterale della creazione del team, che come è stato ricordato prima è molto importante nel mondo industriale, lo è a volte anche in quello della ricerca pura, diciamo possiamo partire da esempi più piccoli rispetto a quelli megagalattici del CERN, però diciamo, l'idea è sempre quella, per cui particolarmente magari in ambienti accademici che non sono molto vasti come numero di studenti, come appunto può anche essere quello pugliese rispetto alle realtà di campus molto, molto più grandi dei nostri, per cui il libero cammino medio dello studente, per definirlo così, può essere molto ampio e prima di incontrare qualcuno che veramente ha interessi nella nostra stessa nicchia può passare l'intera vita accademica dello studente. L'idea è appunto quella di facilitare gli incontri fra persone che si occupano della stessa tematica o hanno interesse nella stessa tematica, quindi vorremmo anche che si costruisse un po' di comunità intorno a questi incontri, così come chiaramente vi auguro che il risultato di questa giornata non sia soltanto quello di incontrare un'esperienza molto interessante, ma anche di cominciare a parlare fra voi di quello che potrebbe essere il vostro futuro post laurea nel caso di studenti, oppure post dottorato nel caso di studenti di dottorato. Grazie a tutti, non vi rubo altro tempo.